Grazie, tanta fatica e tanto lavoro. Commosso e soddisfatto nello stesso tempo, amici in Italia e all'estero. Tanti stanno seguendo con lo streaming www.calabriatv.it. Lo streaming che oggi con la nuova generazione, sapete, abbiamo cambiato la numerazione. Questo gruppo ADN Italia, Calabria TV era prima sul 15, Telespazio sull'11 e Matrix era sul 16. Ma la cosa importante oggi è che questo gruppo si riposiziona a 13 con Calabria TV, 16 con Telespazio e Matrix TV 17. Un tris importante che rende forte questo gruppo e che continua a dare manforte e fiducia ai lavori che noi facciamo da tanto tempo. Quindi un grazie all'editore anche per la collaborazione che c'è, quindi ad Anna Ibera Notari. Si parte questa avventura televisiva estiva, ma parte con tutta la squadra. Non potrei sicuramente dire il contrario, insieme al lavoro che c'è, il braccio destro, quello armato che Cassandra, lo giornalista in redazione, fa un lavoro immane che tiene, diciamo, dietro le quinte, non vuole andare in onda, c'è poco da fare. Io più la lancio per andare in onda, lei sta sempre dietro le quinte. Questa è la cosa che ci fa piacere. Sicuramente un grande lavoro fatto anche dalla squadra, gli operatori di presa, per quanto riguarda anche i tecnici, tutti quanti. Ma la cosa più importante, ringrazio anche per quanto riguarda ADN Italia, Anita Epifano, che colei che la programmazione, una grande collaborazione anche di intenti nel contesto delle produzioni, la precisione e la correttezza anche di questa emissione, della programmazione e del lavoro che fa anche lei. Quindi un grazie a tutti quanti, ma principalmente, a parte tutti quelli che hanno reso possibile questo lavoro, un grazie alle aziende che ci sponsorizzano, perché senza di loro le aziende che ci stanno guardando in questo momento è impossibile poter produrre una trasmissione. Un sold out, tutto esaurito, possiamo dire, gli spazi legati a Raggio di Sole, ancora una fiducia dopo 30 anni di trasmissioni in onda, aziende che non abbiamo la possibilità di inserirle perché non c'è più spazio, ed è una cosa meravigliosa anche per rispettare le regole. In qualche maniera noi siamo felici di ringraziare tutte quelle aziende che sponsorizzano Raggio di Sole. Poi a novembre ritornerà Articolo 21, molte le abbiamo dovute spostare ad Articolo 21 perché la produzione intorno al 20, 21, 22 di novembre ripartirà Articolo 21. Grazie amici, dicevo, sono commosso, e noi abbiamo iniziato a produrre Raggio di Sole nel momento in cui è finita Articolo 21, il 10 è finita di aprile Articolo 21, già dal 15, 16 eravamo in produzione con Raggio di Sole. La situazione del mercato non è facile, è difficile tutto, e so che tanta gente a casa che mi sta guardando pensa come poter fare. I nostri pieni di macchina continuano ad aumentare sempre. Io facevo un pieno di, per quanto riguarda la macchina, prima della guerra, a febbraio, ma la guerra è solo una scusa, e intorno ai 90 euro era il mio pieno di macchina. Oggi è 130-135 euro di gasolio. Ritorna ad aumentare. Ho fatto qualche giorno fa una diretta violenta, dicendo: guardate che se continuiamo di questo passo, a luglio pagheremo il gasolio e la benzina a 3 euro. Quindi attenzione, stiamo parlando di mercato, è triplicato tutto, la gente si sta... Cioè, se noi togliamo anche alla gente la casa, il problema è quello di uscire, di farsi una girata sul lungomare, farsi una passeggiata. Stiamo limitando anche le famiglie medie che hanno un piccolo reddito di non poter uscire più di casa e rimanere bloccati all'interno del proprio paese. Quindi è un dramma per tutti per quanto riguarda il turismo. E allora partiamo subito, perché questa settimana, questa trasmissione è, diciamo, di presentazione come prima puntata. Questa sera la replica a mezzanotte, tutti i giorni 14.30, 16.30, replica a mezzanotte dal lunedì al giovedì, venerdì in prima serata alle 21.30, domenica il meglio. Il numero che vedete è sua impressione per qualunque richiesta, dei comitati, dei sindaci. Ecco, quello che dico sempre, segnalateci quello che fate in giro per la Calabria. Allora, abbiamo creato, ormai c'è un brand Polimeni, il brand Raggio di Sole, Articolo 21. Da noi le aziende sono sicure di avere un grande
grande riscontro di fronte a quello che è l'unica trasmissione a striscia nella storia della televisione italiana, anche d'estate, da lunedì a sabato. Mentre gli altri vanno in vacanza, io continuo a lavorare, ma perché? Perché sono carico, c'è passione, c'è amore per chi ci guarda, e sapere di non lasciare a casa tanta gente che non può andare al mare, che non può andare in vacanza e che le vacanze le fa con noi, per noi questo è importante. Quindi un abbraccio a tutti gli over 60, 70, 80, 90, 100, coloro che sono a casa e che guardano e che avranno la possibilità di seguire i nostri progetti. Partiamo e ringraziamo le aziende, primo blocco pubblicitario, poi partiremo e ringrazieremo le altre aziende e poi vi racconteremo cosa vi manderemo in onda questa settimana. A tra poco! Il Centro Polispecialistico Mediterraneo nasce a Sellia Marina, sulla Statale 106, e nasce da un'idea, da un piccolo sogno, che è quello di realizzare una sanità di eccellenza anche qui in Calabria. Questo sogno lo realizziamo mettendo a disposizione la migliore tecnologia per le diagnosi e per la cura di tutte le patologie, in particolare in ambito oculistico, ma in realtà abbracciamo tutte le branche specialistiche. Siamo dotati delle migliori tecnologie laser per la cura delle patologie visive, come i difetti refrattivi, ma anche per la chirurgia della cataratta. I nostri pazienti vengono da tutta Italia, così come i nostri professionisti, che trovano in questo centro la loro idea di eccellenza dei servizi. L'equipe medica del Centro Polispecialistico Mediterraneo vanta di 10 figure specialistiche, dall'oculistica, l'urologia, la ginecologia, la cardiologia, la dermatologia, la neurologia, e il nostro principale obiettivo è quello di dare risposte ai problemi dei pazienti. Presso il Centro Polispecialistico Mediterraneo c'è la possibilità di prenotarsi online tramite la piattaforma miodottore.it. Naturale, semplice e indispensabile. Bere acqua fa bene. Se poi è quella dei depuratori Aurora d'Agostino, è meglio. Dal 1980 portiamo a casa tua e nella tua attività innovazione tecnologica, offrendo prodotti che rispondono ad ogni esigenza della vita quotidiana, come erogatori e depuratori d'acqua per uso domestico e professionale. Scegli la formula più adatta alle tue esigenze, comodato d'uso, noleggio o acquisto. Aurora d'Agostino è in grado di fornire proposte complete, offrendo un'ampia scelta di prodotti in grado di migliorare la qualità dell'acqua del tuo rubinetto con una linea innovativa dal design esclusivo. I nostri miscelatori sono 100% italiani e rispettano le rigorose norme sui prodotti destinati al consumo umano. Inoltre disponiamo di tutti i tipi di erogatori a microfiltrazione e osmosi, oltre agli addolcitori per eliminare il calcare. Questa volta però vogliamo offrirti qualcosa in più. Un erogatore di acqua e caffè, un solo dispositivo dalle dimensioni ridotte che ti permette di scegliere contemporaneamente se gustare un ottimo caffè o se bere un bicchiere d'acqua pura, liscia, fredda o frizzante. Perché scegliere Aurora d'Agostino? Siamo la più grande realtà del Sud Italia, l'unica che ti garantisce assistenza H24 grazie ad un team di operatori altamente qualificati, sempre a disposizione, per fornire al cliente un servizio personalizzato, rapido e puntuale, con risposte e soluzioni efficaci.
Questo è il segreto del nostro successo. Aurora D'Agostino, l'acqua ideale per tutta la famiglia. www.auroradagostino.it. Ci trovi in via dell'Artigianato 18, Satriano, Catanzaro. Info 0967 52 13 88. Via Ricci 2, Rende, Cosenza. Info 0984 82 53 16. E in tutti i centri commerciali della tua città. Mifra L'Expert Calabria. Gli esperti siamo noi e siamo sempre insieme a voi. Scuola, lavoro e tempo libero. Il nostro obiettivo è offrire sempre prodotti di qualità con la migliore tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la migliore esperienza di acquisto. Ti seguiamo in ogni momento, dalla consulenza alla fase post vendita, guidandoti nella scelta dei prodotti adatti alle tue esigenze. La soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Vuoi una consegna rapida e in totale sicurezza? Chiama subito Mifra L'Expert Calabria. Avrai un team di esperti al tuo servizio, con tante offerte e tanti vantaggi esclusivi creati su misura per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Mifra L'Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.expertonline.it. Mifra L'Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Mifra L'Expert Calabria. Il bello di fare shopping. Torniamo in diretta con la trasmissione, prima puntata, oggi è il 20 di giugno, questa sera la replica a mezzanotte, per raccontare in giro per la Calabria, perché è giusto ricordare a coloro che ci seguono, principalmente quelli che in questo momento stanno chiamando anche il 393-7728-223. Guardate, io ho pensato, l'ho chiesto alla redazione, ho detto, chissà, ma secondo te qualche vacanza, qualche villaggio, un po' di vacanza, dei weekend, lunghi weekend con tutti i villaggi che conosciamo, non possiamo regalarli visto che tanta gente non va in vacanza e c'è la crisi? Che dici? Beh, cioè, mi sta dicendo, facciamo un contare alla rovescia, ci pensiamo, anche perché poi chiederemo a tutti i nostri amici dei villaggi in Calabria, coloro che dovranno regalare questi weekend sia la costa ionica che la costa tirrenica. Io ho avuto la fortuna di conoscere un personaggio importante nell'ambito turistico, si chiama Mario Varca ed è di Sibari, Cassana lo Ionio. In quell'occasione dei laghi Sibari ho avuto la possibilità di conoscere Mario Varca, dei villaggi, le terme di Cassana lo Ionio, e diciamo è una cosa importante che non sapevo che lui facesse, e precisamente il famoso Aerial Show organizzato e dedicato a due persone che non ci sono più, che li ricordo volentieri, a Maurizio Primavera, che insieme a Mario Varca e tanti altri hanno creato quell'area superficie di Sibari, e Paolo Taffuri, e tanti amici di Castro Villari che io saluto e con l'occasione ringrazio davvero tutti quanti. Allora, in questo momento, per chi ci sta seguendo, estrapoliamo qualcosa che andrà in onda domani in trasmissione dalle 14.30 alle 16.30. Quindi questa settimana vi stiamo raccontando poi a Crotone la festa della Madonna. Abbiamo estrapolato un altro pezzo perché poi andrà in onda... Quando va in onda? Credo che va in onda giovedì? Giovedì, esatto. Perché poi mercoledì va in onda il Vinitaly che abbiamo registrato a Verona. Qualcosa di straordinario, ve lo faremo vivere d'estate, perché non è che uno fa un servizio, il TG, due minuti, tre minuti e soddisfa tutti, no, racconteremo il Vinitaly con tutti i produttori di vino, no? E poi
Invece venerdì, se non erro, vi faremo vedere Olio Capitale da Trieste, perché sono stato a Trieste. Ma la cosa che mi ha incantato di più, no, non l'anticipiamo, lo facciamo vedere dopo. Dopo, e quella è il castello di Sissi. Vi ricordate la principessa Sissi? Bene, io sono andato lì dove lei ha passato una notte d'amore meravigliosa, una storia d'amore, in quel castello e in quella data che noi abbiamo raccontato. Le musiche, ok, però li faremo dopo. E allora, andiamo un attimo a Sibari, precisamente in quest'area superficie. Abbiamo estrapolato momenti belli, ma domani non dovete perdere questa puntata di Raggio di Sole. Your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you plan to now. Your prayers will be answered, let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding, you don't need to show me again. Buon pomeriggio amici di Raggio di Sole in Italia all'estero. Siamo in un'area superficie, precisamente Sibari Fly, un elicottero che è quello di Mario Varca, sta perlustrando, sta girando generale, vero? No, io penso che stia facendo una ripresa. Sia delle riprese televisive che avremo modo anche noi di avere, anche attraverso le immagini che stiamo raccontando. Come viene definita quest'area qui? È un'avio superficie, sì. Cioè praticamente è un posto dove gli aeroplani possono arrivare, atterrare tranquillamente senza avere le grosse difficoltà burocratiche che invece si hanno negli aeroporti normali. Oltretutto non si paga, normalmente non si paga nessuna tassa di atterraggio, e di queste avio superficie in Italia ce ne sono centinaia. Verticale, generativo. Volo pazzo, ma siamo tranquilli. Un volo pazzo, ma tranquillo. Molto tranquillo, almeno il pilota vedo che reagisce senza problemi, quindi ci siamo. Ecco che si avvicina, è tornato su un tunno lento, molto lento. Vai Andrea Maglia. Queste che state vedendo, che stanno per partire, sono le frecce tricolore. Loro si definiscono delle piccole frecce. Sono 1, 2, 3, 4 velivoli che stanno prendendo la pista per volare. Thank you.
Numero 1, Paolo Gianni, numero 2, Roberto Ferroni, numero 3 e Giovanni Formosa, numero 4. E questo è il nostro personale omaggio fatto a, al Sibari Fly, a Mario Varca, a tutto il suo staff che ancora una volta ha allestito magnificamente questa esibizione. Grazie, grazie, grazie a tutti. Com'è andata? Bellissimo, benissimo, benissimo. Emozione? Fantastica, adrenalina a mille. A mille, a che altezza? 4.000 credo. Sì. 4.000. Beh, sono, diciamo tutti i ragazzi che abbiamo intervistato prima sono... Da lì non si capisce nulla. Il brutto è solo l'aereo. Poi una volta lanciati è indescrivibile. Bello. Non si può spiegare. Non si può spiegare chi è a casa o chi... No, tu, cioè lo devi vivere. Lo devi vivere, per capire quello che si prova lo devi vivere. La paura? C'è, la paura c'è durante il volo, mentre in pratica, sali. Mentre sali e lì il lancio cos'è? Non sei tu? Il maestro, tu ti tieni testa in su e ti lanci, non capisci niente all'inizio. Cioè, sei stordito? No, solo due secondi. Ubriaco? Però poi la discesa, vedere tutto il panorama e scendere a quella velocità è inspiegabile. Lei chi è? Lei, chi è? La fidanzata? La mia fidanzata ed è Mara. L'autrice di questo regalo, bellissimo, stupendo. Ti abbiamo dedicato la puntata 2 a Primavera e quell'altro ragazzo sempre di Castrovillari che morì a Cotronei in un contesto legato al volo sempre. Quindi abbiamo dedicato la puntata a queste due persone, tutte e due di Castrovillari. Sì, Maurizio Primavera e Paolo Tafuri. Perfetto. Sì, tutti e due amici e istruttori con cui ho volato io, sia con l'uno che con l'altro. Maurizio è stato il mio poi istruttore fino a che sono riuscito a prendere l'attestato. E questo è per ricordare intanto Mario Varca, che salutiamo,
ha organizzato questo air show bellissimo, io ero incantato ed è la prima volta che, mi pare che è la quinta edizione, che andavo a registrare questa cosa, l'ho saputa per caso, dall'amico mio Ferruccio Lione, che è uno dei responsabili, faccio parte anch'io lì del socio onorario dei Laghi di Sibari, che poi faremo delle puntate, degli speciali, saluto a tutti gli amici dei Laghi di Sibari, bellissimo. La puntata dell'air show la vedrete domani. Beh, io vi dico di non perdere perché ci sono delle emozioni, anche l'organizzazione, i personaggi che abbiamo trovato, veramente qualcosa di straordinario. Guardate, insieme, prima di lanciare la pubblicità, ho un collegamento, vedo il professor Migali, buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a lei. Ecco, in questo momento so che si trova precisamente a Catanzaro Lido, mi vuole spiegare cosa sta accadendo? Perché siamo in diretta, oggi è lunedì e parte Raggio di Sole, ma la cosa è importante perché io l'ho incontrata e lei mi ha detto da noi vengono, da tutto il mondo arrivano qui in questo convegno e poi li portiamo in giro per la Calabria, è così professore? Sì, sì, è la 12ª edizione della conferenza internazionale in economia dell'istruzione e vengono ormai da 12 anni colleghi, studiosi, accademici dalle più prestigiose università del mondo a presentare i loro lavori e contemporaneamente poi li portiamo anche a visitare la bellezza della Calabria che loro apprezzano particolarmente, infatti tornano sempre numerosi, abbiamo sempre adesioni, oltre 150 richieste di partecipazione. Ora siamo nel mezzo della sessione di poster, abbiamo appena finito il pranzo. Professore, mi può dire precisamente le località, da dove arrivano, da quale nazione? Allora, a parte quest'anno che a causa del il Covid abbiamo... non abbiamo potuto avere gente dall'Asia e dalla Cina, altrimenti abbiamo gente che viene dall'Australia, Nuova Zelanda, Sud America, Sud Africa. Quest'anno in pratica abbiamo coperto quasi tutte le capitali europee e in più molti dagli Stati Uniti, tra cui una delle maggiori esperte al mondo di economia dell'istruzione. Professor Migali, lei insegna in Inghilterra, mi pare che 6 mesi li passa in Calabria all'Università Magna Grecia e 6 mesi in Inghilterra, è così? Sì, faccio nella prima parte dell'anno un corso in Inghilterra presso la Lancaster University da circa da vari anni, prima lavoravo qua, poi adesso sono per lo più in Calabria, ma mantengo ancora i contatti con l'Inghilterra. Senta, questo fatto che la Gran Bretagna si è staccata dall'Europa, diciamo, è cambiato qualcosa per voi? Un po' di... difficoltà, ce lo stavano dicendo i colleghi che sono arrivati ieri da Londra, è un po' lunghe file, difficoltà con visti, passaporti, quindi un po' è cambiato. Diciamo è come se tu arrivi dagli Stati Uniti d'America, è la stessa cosa. Sì, è la stessa cosa, tant'è vero che le dico sono arrivati prima quelli degli Stati Uniti che quelli dall'Inghilterra. Senta professore, però lei una cosa, una curiosità, intanto la ringrazio. Ringrazio lei. Voi siete precisamente un albergo a Catanzaro Lido, lo vuole dire per favore? Sì. Perché i titolari di questo albergo con me sono stati sempre gentilissimi, sì, perché abbiamo fatto diversi collegamenti con Nonella Arena di Massimo Giretti e li ho fatti proprio da questo albergo. Siamo dove? Al Best Western Terme del Porto di Catanzaro Lido. Bene, io ringrazio i titolari di questo albergo e coloro che, a parte l'accoglienza che stanno regalando a tutti questi signori, questi professori che arrivano da tutto il mondo, però lei mi ha detto una cosa, caro Polimeni, la cosa importante è che questi vanno alla scoperta del Paradiso Calabria. Lei li porta in giro, è così? Sì, sì, ogni anno organizziamo un tour diverso, abbiamo portati tutto al Solatium a Roccelletta, poi... quando siamo sulla Costa Ionica, siamo andati anche a Sillace. Allora bisogna organizzare qualcosa sulla costa tirrenica, Tropea, Capo Vaticano. Siamo stati a Tropea, siamo stati a Pizzo, abbiamo fatto visitare anche quelle zone. Quest'anno andiamo domani sera, ho scoperto a San Floro, il castello di San Floro, più una bachicultura, l'ho scoperto per caso guardando una trasmissione Sky e domani andremo, ci fanno fare una visita guidata e ci dicono che hanno visto anche loro da varie parti. Che edizione è la sua? Che edizione è questo convegno? La 12ª. Io l'ho saputo da così per caso, quindi diciamo la stampa, la comunicazione viene a mancare.
Noi mandiamo i comunicati, qua si è avvicinato il mio collega australiano che organizza con me da 12 anni la, conferenza. Come si chiama? Il professore Colin Green. Buongiorno. Buongiorno professore, è un po' più alto del professor Bigali. You are taller than me, same. You are taller than me. Senta professore, l'Italia è la prima, no, da 12 anni, quindi che se lo organizza con te, giusto, è da 12 anni. Sì, organizzato. Sì, lui ormai è un abitué, conosce benissimo la Calabria. You know, ecco, posso chiedere, posso chiedere al professore se dovesse dare un suggerimento alla Calabria, quale, invece qual è la cosa che lui gradisce di più e apprezza di più dei calabresi e della nostra terra? What's the best thing that you like about Calabria? Traduca lei, professore, che non si sente. Allora, in pratica ti ho detto una località bellissima, ottimo cibo, tra l'altro noi presentiamo sempre tradizione locale calabrese, quindi ormai quindi chilometro zero, professore, chilometro zero. Sì, in pratica. Senta, invece la cosa che apprezza come territorio, cos'è che lo affascina di più? What you like landscape, environment here in Calabria, what you like most? The rugged mountains and the forest and areas outside of the town that we've been to many times, up in the old towns in the hills, like Calabria and Montepioni Superiore. Okay, pratica, questa bellezza che abbiamo, il mare e la montagna vicino, quindi ci spostiamo dalla località marina, infatti apprezzo tantissimo qua il mare, ma anche le colline dove andiamo e dove abbiamo fatto visitare. Quindi ha detto la nazione australiano, giusto? No, è australiano, sì. Sì, immagino Australia, che sono quante ore di volo? 17? 17 hours from Australia. Yeah, but I didn't call from Australia. Yeah. I came from Norway. Ma al momento lui si trova in Norvegia, quindi in Norvegia. È australiano, ma viene dalla Norvegia. Ok, allora ringrazio il professor Migali che continua questo convegno fino a quando? Domani sera, finiamo con il tour e i nostri ospiti poi se ne andranno, alcuni rimarranno in vacanza per qualche altro giorno, altri ripartono. Ecco, la volevo ringraziare professore perché lei è portatore sano di turismo, perché non solo lei promuove e crea gli incentivi per chi viene poi raccontare questo territorio a chi va fuori e quindi raccontarlo in maniera diversa, perché spesso ci raccontano in maniera negativa, invece questi professori che toccano con mano la bellezza, l'accoglienza, la cultura dell'accoglienza del nostro territorio, credo che poi alla fine il merito è anche tutto suo di questo convegno insieme al collega. La ringrazio. Allora, grazie ancora, grazie professor Cole, grazie a tutti voi e buon lavoro. Grazie professor Migali, grazie. Un abbraccio. Vedete, noi spesso, come nasce con il professor Migali? Nasce in un incontro per caso in un ristorante, abbiamo parlato di quello che faceva, tra l'altro ha due bambine, due gemelle che sono hanno la cittadinanza in Inghilterra. Oggi la nuova generazione, i nostri figli e nipoti, se non conosci oggi l'inglese sei fuori dal mondo. Due gemelli, scusate, mi correggono. Ecco, quindi sei fuori dal mondo. E allora grazie, questa è una cosa che vale sicuramente per tutti i ragazzi, per la nuova generazione, perché qualunque cosa oggi l'inglese, se non lo conosci, non ti muovi, sei tagliato fuori dal mondo anche del lavoro. Ne approfitto perché mi è arrivato un messaggio. Ciao Lino, mio padre è davanti alla TV, si chiama Diego, per gli amici Tito, e Reggio Calabria, ed ha 92 anni. Grazie, in bocca al lupo per questa nuova avventura, Paolo Foti. Quindi a Tito, che ha 92 anni, ecco, uno dice, no, vorrei chiedere a Tito, perché poi nel momento in cui arrivi a 92 anni non vale più
100 di questi giorni quando festeggi il compleanno. Tito, dovremmo dire adesso 50 di questi giorni, no? E augurarti ancora sicuramente di arrivare ai 100, ma di superarli, perché quando arrivi a 92, 100 cominciano a stare stretti. È vero, Tito? Un abbraccio Paolo, grazie, buona visione, continuiamo ancora, perché poi andiamo a Crotone, abbiamo visto delle immagini, un tramonto bellissimo, ma principalmente la Madonna di Capocolonna, per raccontarla, perché poi la manderemo in onda giovedì, dopo la pubblicità. Da un'idea di Luigi Verrino, nella Milano degli anni 60, prende vita la Calabro Parati. All'inizio è un piccolo negozio di vernici, successivamente viene trasferita in Calabria, dove diventerà un marchio di eccellenza nel settore dell'edilizia. Con il tempo le redini passano al figlio Claudio. Il risultato è una gestione perfetta in linea con i principi del suo fondatore. Ricerca dei materiali, qualità dei prodotti e rispetto per il personale. Oggi siamo alla terza generazione con Christian, che con impegno e passione porta avanti l'azienda, guardando al futuro e utilizzando nuove tecnologie. Calabro Edilizia fornisce tutto per la casa e per l'impresa, dal pavimento al portone blindato, dall'isolamento termico a quello acustico, dal cartongesso alle pitture. La Calabro Edilizia è formata da un personale altamente qualificato e si distingue per velocità e puntualità nel fornire servizi e materiali. I nostri clienti sono la cosa più importante. Ti dimostreremo che hai fatto la scelta giusta affidandoti a noi. www.calabroparati.it, Viale Magna Grecia 60, Catanzaro. Info 0961 63 324. Dal 1980 lo studio radiologico di Siderno lavora nella diagnostica per immagini con un'offerta di servizi e prestazioni erogabili anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Da noi è possibile effettuare risonanza magnetica a 3 Tesla per lo studio dell'encefalo e del midollo, risonanza magnetica aperta ad alto campo, risonanza in ortostatismo, TAC alta risoluzione e mammografia con ricostruzione tridimensionale. Siamo dotati di un ecografo detto Supersonic che individua tumori di piccole dimensioni, punti di forza, tempi d'attesa bassi e possibilità di sedazioni anestesiologiche anche per bambini. www.studiorad.it. Info 0964 38 21 11. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone è presente a Crotone e Reggio Calabria. A Reggio Calabria con un innovativo store di 1000 metri quadrati, l'unico tecnologicamente all'avanguardia. Infatti basta toccare il display touch. In automatico, oltre al prezzo, ti apparirà la scheda tecnica del prodotto esposto. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Gli esperti hanno selezionato solo il meglio del mercato. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni.
Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. Riprendiamo di nuovo, ma abbiamo anche una telefonata in diretta. Cominciamo a carburare anche perché dobbiamo sentire i nostri telespettatori, gli amici, le persone che ci vogliono bene, le persone che ci stimano. Credo che ci sia il telefono Giuseppe Cricri, il dottore. Caro Carolino, come ciao, va? Come stai, Peppe? Alziamo un attimo l'audio in studio, grazie ragazzi. Allora, mi senti, sei bene, rilassato sì. Sul divano? No, sono esatto, sono su una sdraiettina e sto guardando te in televisione. Beh, sono allora, passati 30 anni di Raggio di Sole. Per quello, innanzitutto io ti volevo fare gli auguri per questo nuovo ciclo, no? Che fa diventare matura la tua trasmissione, no? Quindi, sì, grazie. Quindi mi devo congratulare con te. Perché durare così tanto in un'Italia dove tutte le cose durano così poco, insomma, vuol dire che la qualità c'è. No, e quindi mi complimento. Non solo durare nel tempo, cercare sempre di trovare delle cose nuove in giro per il territorio, perché dopo 30 anni ne abbiamo raccontate di cose in Calabria. Assolutamente, quindi, assolutamente. Anche con te, lì alla Costa Viola. Ecco, la mia telefonata di oggi vuole essere un incoraggiamento, perché ti voglio dare degli spunti interessanti sui quali tu potresti anche lavorare, come sai fare sempre così bene. Devo dire che quest'anno c'è un amico, una persona cara che sponsorizza Raggio di Sole, che è entrata a far parte di nuovo della grande famiglia di Raggio di Sole, che è l'amico Alessandro del Granatore, no? Quindi, perfetto, di Palmi, sì. Le più buone mozzarelle in circolazione. Io credo che sia nel sud Italia oggi sì. Sta diventando qualcosa di straordinario. E poi, è un'eccellenza. Scusa, quei cannoli con la ricotta di bufala. Sono la ciliegina, come dire. Ma no, sono bravi e sono in gamma, sono apprezzatissimi. E siamo contenti di avervi a Palmi. Immagini con il drone, perché quel giorno eravamo lì e giravamo anche delle immagini da Sant'Elia. Siamo andati lì all'ulivo di Sant'Elia, perché nello spot ha voluto, vedi la cosa, quando si ama la propria terra. Alessandro ha voluto che prima che partisse il suo spot ci fossero due o tre immagini della sua città. Quindi ha voluto regalare, sponsorizzare Raggio di Sole, ma con l'occasione Palmi nel cuore. Poi tu sai che la gente di Palmi, gli amici della Marinella, della città, tutti quanti grandi, io li saluto sempre per l'affetto che dimostrano ogni volta che vengo a Palmi. Quindi
Assolutamente. Senti, assolutamente, Peppe, lì abbiamo delle cose. Dammi qualche chicca, qualcosa. Allora, ti do una chicca, Lino. Innanzitutto, guarda, è una cosa, cerco di essere sintetico, però di spiegare tutto, dimmi. No, parla, puoi parlare. Allora, quello che ti volevo dire, ho visto poco fa quelle meravigliose immagini del volo, del paracadutismo, sì, giusto? Sì, da Sibari, allora, l'aereo show di Sibari. Perfetto. Io personalmente ho vissuto un'esperienza, diciamo, simile con il volo col parapendio, che è una cosa diversa, perché lì ce l'abbiamo anche le immagini fatte da Pizzo Calabro con un amico che io saluto, Giuseppe Berardelli, in brillantezza, dobbiamo dire. Perfetto. Che Berardelli ormai ora, è uno ora show. Io questa esperienza l'ho fatta in maniera continuativa a Bagnara per tanto tempo, no? Ti lanciavi col parapendio tu? Assolutamente, avevo il brevetto, mio fratello è stato campione calabrosiculo di parapendio, è stato uno fra i più bravi parapendisti d'Italia, mio fratello Fausto. Non lo Fausto, sapevo che era bravo col pane, perché col pane, no. Con Enzo Barbieri, sì, io che Walter, quello è Walter. Ma anche Walter volava col parapendio, No, perché eccoli qua, guarda, bravissima la mia regia, mi manda subito il parapendio. E allora, a questo proposito ti volevo dire questo. Noi sorvolavamo spesso la Costa Viola. Quelle di Ebbene, ho fatto una scoperta proprio recentemente. In una trasmissione notturna realizzata da Tozzi, scusa, queste sono le immagini di Pizzo. Abbiamo registrato insieme a Berardelli lo show. Infatti c'era la maglietta show Berardelli. Sì. Guarda un attimo queste immagini che è il parapendio. Sì, meraviglioso. Non mi sorprende più di tanto, perché le ho vissute in prima persona quelle cose, quindi so che cosa significa. Ci ho scritto pure un pezzo che è stato pubblicato a livello nazionale. Che pezzo hai scritto? Ma che cosa hai scritto? Dove volano gli adorni. Ma ce l'ho assolutamente. E dimmela subito, con le immagini che abbiamo, figurati. Io guarda, questa cosa te la voglio regalare in un altro momento, perché quello che ti volevo dire riguardava i terrazzamenti della Costa Viola. Perché te la volevo dire questa cosa? Perché ho scoperto, Lino, che il posto d'Italia dove c'è la maggiore presenza di turisti veri, non il turista, il cugino che ritorna, turisti veri che durante i 365 giorni dell'anno, come dice un amico mio, spendono la pila, i soldi. Esatto, quelli che vengono sempre, però, per tutto l'anno. Ebbene, tu sai qual è il posto d'Italia dove il rapporto fra turisti veri e residenti è il maggiore in assoluto? Cioè, quindi per ogni residente c'è un numero X di turisti. Te lo dico subito. Non è Venezia, come io pensavo, non è Roma, non è Siena, non è niente. Sono le Cinque Terre. Cinque Terre praticamente della Liguria, cioè un posto che dal punto di vista geografico, dal punto di vista orografico, dal punto di vista delle temperature, quindi meteorologico, è uguale alla Costa Viola, con una differenza che la Costa Viola c'ha in più lo stretto di Messina alla sua sinistra e le isole Eolie davanti, mentre loro queste cose non le hanno. Ebbene, loro hanno praticamente per ogni abitante, arrivano nella Cinque Terre ogni anno la bellezza di 625 turisti, quindi significa, moltiplica tu. Non ho capito, ripetimi questo dato, ogni residente. Allora, per ogni abitante, delle Cinque Terre, durante l'anno arrivano 625 turisti, e mentre a Venezia ne arrivano 545. È impressionante, supera Venezia. Ma tu pensa che cosa significa 625, moltiplica per ogni... per esempio a Palmi siamo 18.000 abitanti. Guarda Peppe, cos'è questo? Ora Lino, loro ne hanno così tante, meraviglia, cos'è questo? Questo è quello che sto bevendo adesso, è il nostro scoglio dell'ulivo, famoso nel mondo, anche perché è una delle meraviglie che sono state realizzate anche su Francofollo. Le abbiamo fatte una settimana fa queste immagini. Vuoi spiegare l'ulivo fa a rimanere ancora lì, malgrado le intemperie? Rinascendo un altro rametto sotto, speriamo che attecchisca per bene.
Comunque, Lino, quello che volevo dirti è che non abbiamo niente di meno rispetto ai posti che sono l'eccellenza nel mondo. Siamo seduti su un grande tesoro. Un tesoro che non produce tossine, non produce, cioè siamo noi che lo stiamo rovinando, ed è un peccato mortale non rendersene conto. Cioè noi siamo seduti su una pentola d'oro e non ci rendiamo conto o non sappiamo amministrarla. Questa è la cosa che mi addolora. Mi piace, capisci? Questo passaggio, Peppe, tu hai detto siamo seduti sopra una pentola d'oro, ma non riusciamo ad apprezzare. Senti, Peppe, ma ciascuno senti, di noi, la Calabria, i calabresi, non... ascolta Peppe, la Calabria e i calabresi, gli amici in Italia e all'estero, sia d'inverno che d'estate, mi dicono sì. spesso, ma chi te lo fa fare? Ancora ad arrabbiarti. Sì. Io ho detto e ripeto sempre, la puoi cambiare la natura di un uomo? E allora io ci credo ancora e vedere queste immagini, io mi emoziono, io mi esalto a vedere quelle immagini, a vedere questa torretta qui sopra il Tahiti, guarda qua, è sempre nella tua terra. Lo so, pensa tu, cosa noi ci che manca, ci siamo nati e cresciuti, e che queste meraviglie, cioè le consideriamo quasi per però come se devo fossero dire anche scontate. Quello che ho visto sulla strada scendendo, strade rotte, piene di buche, erbacce sulla quello strada. Quello è il guaio. Capisci? Io sono stato quello nel Veneto quando abbiamo girato il Vinitaly e poi sono stato a Olio Capitale, a Trieste. Non riuscivo a trovare un pezzo di carta, ma anche il verde o le terre coltivate dagli agricoltori, tutte sistemate, tutte coltivate, hanno una cultura diversa dalla nostra. Ma io dico benedetto il Signore, ma con tutte le terre che abbiamo, con tutta la ricchezza, la natura e il premio che abbiamo, perché qui il Signore ha baciato la nostra terra, però purtroppo tanti uomini questo bacio lo hanno avvelenato, capisci? Assolutamente. Senti Peppe, io ti ringrazio, mi è piaciuto l'esaltazione che hai dato intanto al volo, al parapendio. E allora guarda, ti farò avere questo pezzo, si intitola Dove volano gli adorni. Io sono sicuro che quando lo leggerai ti verranno i brividi, e poi quando vorrai, se vuoi, lo potremo commentare in maniera più tranquilla. Va bene, io non ti lascio perché tu sei un esperto, sei un uomo di cultura, una persona che ama la propria terra, e in qualche maniera il DNA che hai tu è lo stesso del mio, perché tu ami le cose belle ma anche le fai rispettare a chi le rovina. Assolutamente. Peppe Chicchi, dentista, bravissimo professionista. Grazie, saluto la tua famiglia, i tuoi parenti sono numerosissimi, ma anche la gente di Palmi che è nel mio cuore sempre. Grazie Lino, mi fanno veramente piacere queste belle parole, specialmente per la mia città e per i miei concittadini. Meritate tutto questo perché è una terra meravigliosa, piena di cultura, gente stupenda. Io non ho nulla da rimproverare ai cittadini e al popolo di Palmi. Ecco qui. Grazie Lino. Ecco qua, guarda delle immagini, guarda tu, guarda, la regia ha trovato subito questo pezzo, te lo ricordi? Guarda. Fammelo vedere io ancora. Eccolo là. Siete straordinari, avete recuperato al volo. Era la piazza della Marinella, la piazza della Marinella, alla Tonnara. L'inaugurazione. Sì, questo è Peppe che sta parlando al telefono in questo momento, Peppe Chicchi, e noi siamo corsi subito. Io sono con Saverio Fialmio, insieme a Saverio Petitto. Allora un abbraccio a tutti, a Saverio Petitto, a tutti quanti, grazie di cuore. Noi continuiamo ancora tutti i giorni, mi raccomando, domani prenditi un caffè sciacquato freddo e così lo gusti guardando Raggio di Sole alla scoperta volentieri. Ciao Peppe, grazie. A presto, un abbraccione. Andiamo a Crotone, dove gli amici miei di Crotone, il mio amico intanto Michele Affidato, il grande orafo, una persona meravigliosa, e poi vi terremo informati, dal 1° luglio vi terrò informato cosa sta accadendo, il 1° luglio, e poi vi diremo cosa accade, lo saprete in corso d'opera per quanto riguarda questa trasmissione. E allora, Crotone, io ho anche Don Bernardino, padre Bernardino, che saluta affettuosamente, perché lì, Madonna di Capocolonna, negli anni Crotone, posso dire che io amo tutta la Calabria, no? Poi ci sono dei rapporti più stretti con una città, ma Crotone, devo dire, altri fratelli e sorelle che mi vogliono bene, ma diciamo che dovunque vado ormai c'è un feeling, per esempio Cosenza, no? Gli amici di Cosenza, io sono un reggino, no? E frequento Cosenza da 30 anni
negli ultimi periodi anche weekend, passo tante giornate, ma anche per motivi di lavoro. Bene, quando tu entri nel cuore dei cosentini vuol dire che il tuo rapporto, il tuo modo di essere, il tuo modo di fare è corretto, è professionale, senza sbandierare, senza campanellismo, perché io amo tutta la Calabria, quella sportiva, quella no. Ecco, e quando tu sei corretto, sei un professionista, i cosentini lo apprezzano tantissimo. Io ringrazio di vero cuore, salutando anche Franz Caruso, che è il sindaco attuale di Cosenza, salutando anche Mario Occhiuto, già sindaco di Cosenza, e questa città che è meravigliosa, che noi la apprezziamo tantissimo, insieme a Rende, insieme a tutto quello che si muove intorno a questa città. E lo facciamo sempre nella stessa maniera come parliamo della nostra città, da Reggio Calabria, la città metropolitana e tutto il resto della Calabria. Allora andiamo a Crotone, Madonna di Capocolonna, che manderemo in onda giovedì. Un'anticipazione. Ritorniamo a Crotone, ritorniamo da Don Bernardino, perché si riparte, a parte la nottata, perché è iniziata all'1:30 una via crucis, possiamo dire così, di quello che è accaduto, partendo da dove? No, è una via crucis, una lunga camminata. È la grande notte di Crotone, sì. Perché a Crotone, Carolino, devi sapere, ci sono tre notti. C'è la notte di Natale, la notte di Pasqua e la notte della Madonna, in cui tutti i crotonesi non dormono perché aspettano tutti uscire la Madonna, e le immagini hanno fatto vedere che c'era una marea di gente proprio, e l'accompagna fino al promontorio. Qui al promontorio arrivano sulle 20.000 persone.
diceva Don Bernardino, oltre 20.000 presenze questa notte. Guardi, la devozione nei confronti della Madonna di Capocolonna è particolarmente fortissima. Siamo la grande madre? Ma è così, guarda, e al Crotonese la Madonna non si tocca, ecco. Per cui era una festa che attendavamo già da un bel pezzo, quest'anno a Dio piacendo faremo veramente una festa molto importante. Thank you.
eccellenza, un momento importante, visto che è il primo anno anche per lei, questa festa che ritorna dopo una pandemia, una crisi economica grave, ma anche il problema della guerra. Ecco, come la sta vivendo? Lei ha atteso qui il quadro della Madonna di Capocolonna. Sì, sì, l'abbiamo vissuta come è giusto che siano vissute le feste religiose, cioè nella fede, nella speranza e nell'amore. Certamente quando si ha la possibilità di condividere insieme la passione per il Signore, per il Vangelo, si creano anche dei rapporti sociali, un cemento di comunione che rende possibile anche affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte. Siamo al Granatore, uscita autostrada a Palmi. Benvenuto Lino, dal latte dei bufala nascono i nostri prodotti, quali la treccia di bufala, i bocconcini o la mozzarella, ma anche dei prodotti innovativi, quali la caciottina muffettata bianca, la ricotta di bufala, i cannoli farciti con la ricotta di bufala. Sono la fine del mondo, i cannoli, è una cosa veramente pazzesca, veramente, vai! Abbiamo inoltre realizzato lo yogurt di bufala, nonché la crescenza di latte di bufala, le burratine e dei formaggi, diciamo, stagionati. Queste sono delle riserve. Inoltre il nostro la novità, il nostro blu di bufala. Siamo stati in Francia a Roqueforti a imparare questo formaggio. Ha delle venature blu, per questo prende il nome di blu di bufala. Caciocavalli di bufala e formaggi semistagionati. È un grande successo a Palmi, il Granatore, vi aspettiamo. Sapore autentico, materie prime selezionate e attenzione alla produzione sono gli ingredienti che fanno dell'azienda Facino Specialità Gastronomiche un'eccellenza del gusto. Situata nel cuore della Calabria, realizza specialità per tutti i palati attraverso la lavorazione di prodotti freschi e genuini, avvalendosi di attrezzature moderne per portare sulle nostre tavole il meglio delle ricette della tradizione calabrese. La nostra ampia scelta di prodotti artigianali spazia dalla linea mare alla linea terra, dalla linea salse e patè alla linea sughi pronti di mare e di terra e, per i più esigenti, linea verdure cotte. Le nostre nonne ci hanno cresciuto con le loro ricette genuine. Oggi siamo noi a farlo, grazie all'amore per l'arte culinaria. Provaci, gustaci, non potrai più farne a meno. Ci trovi nei migliori supermercati della tua città. Gli standard qualitativi sono garantiti dal sistema HACCP e dalle certificazioni ISO 9001, BRS, IFS e dal bollo CE. www.facino.it, info 0962 93 16 98. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Cittanova, Reggio Calabria. 0966 65 5606. www.stoccoestocco.com.
caffè è difficile rinunciare. A Caffè Guglielmo è impossibile. Caffè Guglielmo è molto di più di un semplice caffè. È il risveglio al mattino. È l'energia che dà il via al lavoro. È il desiderio di una pausa relax in buona compagnia. È una ricarica di gusto per il palato. Caffè Guglielmo è una combinazione di aromi e sapori dal gusto intenso e deciso. Nei nostri store troverai tante idee regalo, le confezioni speciali, le caramelle e le nostre delizie al cioccolato e ovviamente tutte le miscele Guglielmo in capsule e cialde, oltre a un'ampia scelta di bevande per tutti i gusti. Disponiamo delle capsule monodose compatibili con i sistemi Nespresso, Lavazza a modo mio, Dolce Gusto e Lavazza Espresso Point. Per avere un caffè buono è indispensabile una buona macchina da caffè. Scegli quella più adatta a te come le nostre macchine a capsule, pratiche ed eleganti per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è semplice e veloce. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere il pulsante. In pochi secondi la bevanda calda e aromatica è pronta. Il modo migliore per rendere perfetto ogni momento della giornata. Caffè Guglielmo, solo per veri intenditori. www.caffeguglielmo.it. Torniamo in studio subito per raccontare ancora il nostro appuntamento. È la prima puntata, ci stiamo riscaldando perché praticamente devono anche arrivare, a parte i tanti messaggi che stanno arrivando, per segnalarci delle cose, ecco perché, attenzione, ricordiamo che Raggio di Sole, quando arriva in una località, non si paga per chiamare Raggio di Sole. Chiariamo questa cosa, perché è molto importante, perché, ecco, sono convinti alcuni comitati, o alcune festività, o presidenti di Polocco, ma non solo, qualche si è convinto che, cioè, si chiama Raggio di Sole e si paga per... No, non abbiamo fatto, a parte articolo 21, che non ha mai pagato nessuno, gli ospiti, ma anche Raggio di Sole, al di là degli speciali che noi facciamo, al di là degli speciali, l'intervento, la festa, un qualcosa di particolare, la novità, un suggerimento, noi valutiamo la vostra manifestazione, valutiamo quello che organizzate, ma chi è che è preposto a fare tutto questo? Sono i presidenti della Proloco, ne approfitto per salutare Pippo Cappellupo, che tra l'altro è il responsabile regionale. Pippo, ecco, dai degli input ai amici, ai presidenti delle Proloco, per, so che vi muovete bene, allora cerchiamo di creare una sinergia in merito a tutto questo. E poi ogni comune, molti si riempiono la bocca che c'è l'assessorato al turismo, ma se l'assessorato al turismo non informa con una telefonata, con una mail a Raggio di Sole, chiocciola, linopolimeni.it, quello che lui organizza, la manifestazione, il programma, e l'assessore al turismo può essere solo un pennacchio, perché se non hai un addetto stampa o non ci segnali il tuo evento del piccolo comune di 3.000 abitanti al comune di 200.000 abitanti o capoluogo di regione o capoluogo di provincia e non ci segnalate un qualcosa nel programma più popolare della Calabria, l'originale, colui che da 30 anni va in onda e che non ha mai smesso di tenervi compagnia, con un brand, con uno storico e un know-how così, che vi dobbiamo dire di più? Cioè, no, è difficile sentire, Raggio di Sole, se non la conosci vuol dire che a casa non hai il televisore, oppure non guardi la televisione e ti ascolti solo la radio, perché non conosci Raggio di Sole dopo 30 anni è difficile. C'è stato un sondaggio che al 98%, 98-97%, la popolarità di Lino Polimeni, almeno chi chiama, dice chi è Lino Polimeni, sanno che è un conduttore, è un autore, conduttore televisivo, è colui che spesso denuncia con l'articolo 21, ma che racconta anche le bellezze con Raggio di Sole. Quindi voglio dire a voi sindaci anche di svegliare un po' questi signori che in qualche maniera devono dare l'input al programma più importante della Calabria, che racconta l'estate, racconta le vacanze, racconta il territorio, le curiosità, le chicche, no? Se ci sono delle chicche fateci sapere.
abbiamo fatto una cosa, vi stiamo raccontando quello che vedrete questa settimana, perché è l'inizio del programma, potete telefonare, potete segnalare, volete intervenire in diretta, basta chiamare il 393-77-28-223, dice voglio parlare di questo, voglio raccontare questa cosa, eccetera. A proposito di ristoranti, e no, questa la devo dire, Cassano dice no, ti raccomando, non la, no, no, la devo dire, cioè, ce l'ho qua. Allora, non tutti i ristoranti, ma un buon 50% si comporta in questa maniera. Vi è capitato di prenotare in un ristorante che è regolarmente aperto e non rispondono al telefono? Bravi, sì, sì, mi è successo a me, tutti. Cosa accade? Nel momento in cui il ristorante è sold out, non rispondono più al telefono. Siete poco professionali. Perché? Io posso anche chiamare per prenotare per domani, per dopodomani, per organizzare un banchetto, per organizzare una cena o un pranzo con amici. Praticamente non rispondono al telefono. E poi quando gli chiedi, ma scusa, ma ieri ti ho chiamato, avanti, no, ma eravamo pieni, sta pieni, non avevamo il tempo di grattarci la testa. Ma cosa significa? Voi amici ristoratori che non rispondete al telefono se il vostro locale è pieno. È poco professionale. E ve lo dice uno che la racconta da 30 anni questa Calabria, è uno che gira tanti locali per motivi di lavoro. Al telefono, anche se avete che è strapieno, vuol dire che non avete personale, vuol dire che non c'è un addetto che risponde, che prende una chiamata. Dire signori siamo pieni, mi dispiace, grazie, buona serata e grazie di averci scelto, e almeno uno ha una risposta a uno che chiama un locale. Zero, non risponde al telefono nessuno, al 50%. Poi c'è un 50%, malgrado è pieno, risponde, mi dispiace, siamo pieni, non ce la facciamo, non ci sono posti, già prenotati apposta. Ecco, funziona in questa maniera, credo, per un rispetto anche del consumatore, del cliente. E allora, detto questo, andiamo avanti, andiamo a Verona. Verona, Vinitaly. Ecco, anche perché questa ve la trasmetteremo mercoledì, la puntata del Vinitaly. Invece venerdì vi trasmetteremo quella del Sol, giusto? Esatto, anche se qui ho segnato io Olio Capitale. C'è un errore, Quindi mercoledì va in onda il Vinitaly, venerdì va in onda il Sol. E invece mercoledì l'altro va in onda Olio Capitale. Allora, andiamo al Vinitaly, dove tanti produttori, noi lo facciamo da tantissimi anni, vediamo quali sono le novità e che cosa abbiamo scoperto. Prima volta a Calabria, parliamo del Vinitaly dopo 2 anni di pandemia. Beh, prima volta anche per me, ma la Calabria ritorna dopo 2 anni, riapre il Vinitaly, l'Italia riparte, deve ripartire anche la Calabria. Penso che ci siano tutte le condizioni per un settore, il settore vitivinicolo, sul quale vogliamo puntare molto, un settore di qualità. Abbiamo 4 consorzi di tutela, abbiamo una grande tradizione, dobbiamo costruire un'immagine di Calabria, un brand Calabria, anche perché in questi anni gli sforzi dei nostri viticoltori, dei nostri produttori di vino sono stati straordinari e bisogna supportarli in ogni modo in un momento di ripartenza. Presidente, una bella occasione, mi pare che è la prima volta per te il Vinitaly. Anche per l'assessore è la prima volta. Sì, sicuramente è la prima volta da presidente e sono contento invece di aver riscontrato qui tanta qualità nelle aziende di produzione calabrese, tanta ricchezza, sono tante piccole aziende fatte anche da giovani che stanno dimostrando veramente grande passione in questo lavoro. Complimenti anche all'assessore Gallo perché è riuscito a mettere assieme 68 operatori, dare a loro la possibilità di presentarsi al paese, ma anche di raccontare al paese la Calabria migliore. Ecco, una Calabria fatta di tanti giovani imprenditori che dimostrano che anche in Calabria
si possono fare delle eccellenze. La cosa che ho notato, e l'ho detto anche a Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura, i tanti ragazzi che sono ritornati a lavorare la terra, tanti sono, almeno una decina, prima volta che espongono qui al Vinitaly, è un segnale importante. Sì, è un segnale molto importante, anche perché per molte di queste aziende si tratta di produzioni limitate a 10.000, 15.000, 20.000 bottiglie. Non possono essere vendute nella GDO, nella grande distribuzione. Devono trovare, sì, il mercato reca, quindi hanno bisogno di farsi conoscere per poter essere vendute. Ecco, una cosa che dobbiamo tentare di fare nei prossimi anni è quella di mettere assieme queste aziende per dare loro la possibilità di accedere a mercati importanti come quelli dei ristoranti, degli alberghi, dove loro forse da soli hanno meno capacità di intervenire. Ma cos'è successo? Fatemi capire, ragazzi. Non ho capito? Ah, potevate avvisarmi in tempo perché ero distratto a leggere i messaggi, scusate, perché mi avevano avvisato dalla redazione che non erano arrivati i messaggi. Ok ragazzi, attenzione per la prossima volta con uno stacchetto di raggio di sole, così mi regolo tutto in diretta, perché mi hanno trovato impreparato e questo non va bene. E allora, il messaggio che è arrivato: ciao Lino, ieri sono stata a Tropea da Castrovillari con una A2 piena di interruzioni, con quest'estate penso che ci saranno 20 km di coda da sud a nord, sarà un inferno, ma la cosa più che stupisce di più è la strada statale 522 che collega Pizzo a Tropea, piena di erbacce, senza linee, poca luce, una presentazione di una Tropea non all'altezza dopo anni e anni di presentazione come il più bel borgo d'Italia. Grazie, a presto, un saluto da Massimo. Allora Massimo, tu non è che sfondi una porta, un portone, un cancello, perché questa è una situazione che noi abbiamo denunciato più volte nella Pizzo Tropea. Ma sulla, per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria, io ho fatto un'incursione, abbiamo anche le immagini, abbiamo l'incursione dentro l'ANAS, dove la Rogliano-Cosenza è interrotta per chilometri. Dopo la mia incursione l'ANAS ha messo di nuovo gli operai sulla strada. È una vera indecenza, è vergognoso che noi i calabresi dopo 70 anni siamo ancora ridotti ad arrancare sull'autostrada. Non solo, siamo a fine giugno e la situazione è questa. E quindi io mi chiedo, ma a luglio, come dice il Signore, ad agosto i cantieri rimarranno aperti, ma le interruzioni ci sono perché ci sono pezzi di strada, metà autostrada in alcune corsie che manca, i lavori sono in corso d'opera, quindi luglio sarà così e allora sarà veramente un dramma per, ecco, li facciamo scappare i turisti apposta di farli arrivare. Questo è un dramma che va riconosciuto, ma noi con raggio di sole, quando percorreremo di nuovo l'autostrada, faremo queste immagini per rispondere a questi cittadini. Bene, ciao Lino, finalmente la trasmissione Raggio di Sole è tornata ad essere quella che era prima della pandemia, alla scoperta del paradiso Calabria. Ci è mancato tanto, confidiamo in te e facci sognare con le bellezze del nostro territorio. Un caro saluto da Palmi, Loretta. Ciao Loretta. Andiamo ancora avanti. Allora, amici, devo mandare la pubblicità o l'altro pezzo? Andiamo a Trieste? Andiamo a Trieste. Allora, però prima di Trieste, sapete quando uno è bambino che gioca, che pensa, che sogna? Io vedevo da piccolo questi film della principessa Sissi. A Trieste c'è un castello dove, quando venne costruito, per la prima volta andò per questa storia d'amore la principessa Sissi. È del 1846, se non erro la data. Qui vedete la città di Trieste nella sua bellezza, è una città meravigliosa, bellissima. E questo è il castello di Sissi. Molti sicuramente avranno visto che quel giorno che ero lì io feci anche una mezza diretta Facebook. Ma guardate la bellezza di questo castello. Noi ci siamo andati grazie alle immagini di Salvo Corigliano col drone.
Questo è il castello di Sissi, siamo andati dentro quel parco, abbiamo girato, queste sono le bellezze italiane, alla scoperta del paradiso italiano. Questo è un castello che è a Trieste, pochi chilometri c'è la Croazia, c'è la Slovenia. Ecco, ma la cosa bellissima, che è una città ricchissima, queste sono le immagini all'interno del parco che abbiamo girato e che ha dato l'idea anche della bellezza. Per la prima volta sono andato lì a Trieste per l'Olio Capitale, ho incontrato tanta professionalità, ho incontrato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ho incontrato il sindaco di Trieste Roberto De Piazza, se non erro, e tanta altra gente che noi abbiamo incontrato come i nostri produttori che hanno esposto lì a Olio Capitale. Immagini bellissime che si commentano da sole per dare l'idea di questa nazione meravigliosa che è appunto il paese Italia. Qualche po' di musica, se volete ragazzi, se così con le immagini concludiamo e torniamo in studio. Bene, andiamo precisamente lì a Trieste, dentro la fiera Olio Capitale. Lì ho conosciuto un generale dell'arma dei carabinieri. Questo generale, non so se c'è nelle immagini, e ce l'abbiamo un primo piano o delle riprese che abbiamo fatto quando salutava anche l'assessore Gallo, questo generale che io ho avuto il piacere di parlare oltre un'ora, e con un generale che comanda un reparto importante dell'antifrode, le frodi che ci sono per quanto riguarda i generi alimentari, che c'è anche una sede a Messina, si chiama Daniel... Daniel, ve lo dico subito, guardate ragazzi, perché, anzi facciamo una cosa, vi mando il pezzo dell'Olio Capitale, vediamo se abbiamo qualche immagine anche di questo generale e delle foto che abbiamo mandato in onda, che sicuramente ci saranno, se non ci sono durante il montaggio ve li farò vedere dopo. Dopo Trieste, grazie. Presidente, intanto ogni volta che si inaugura una fiera è sicuramente un momento importante per le attività commerciali, per i produttori di olio, visto che partecipano tutta Italia e tante regioni. E poi soprattutto dopo un periodo difficile come quello pandemico, riporter fare questa attività in presenza e presentare le eccellenze italiane, perché qui siamo di fronte a un prodotto italiano invidiato nel mondo che sottolinea quanto l'Italia è in grado ancora di essere più competitiva a livello internazionale. E oltretutto, secondo me, rappresenta un prodotto che nasce dalla nostra terra, quindi un prodotto che dalle radici è in grado di guardare al mondo, al globo, e quello sicuramente può essere una rappresentazione di quello che è l'Italia e può essere l'Italia. È un rilancio dell'Italia, del Made in Italy nel mondo, perché sembra che quest'anno debba essere l'anno buono della rinascita dopo il 2019. Io sono convinto che correremo in maniera incredibile, perché siamo il paese delle cose belle, non solo del Made in Italy, ma pensate quanto siamo capaci di produrre delle cose fantastiche. Pensi il vino, ma subito certo. Dopo metto l'olio e tutte le altre cose che siamo capaci. Infatti dopo il Vinitaly a Verona, che è stato neanche 20 giorni fa, oggi raccontare Olio Capitale diventa anche un momento importante, la capitale legata anche a quello che è il gusto. Ma lei è anche un produttore, da quello che ho capito. Certo, a casa mia, quando ho comprato la casa 25 anni fa, ho trovato anche 50 olivi e sono diventato uno specialista. Momento, faccio 7 quintali, che sia chiaro, certo, di olive e 70-80 litri. Mercato di nicchia però, una qualità. Sì, però per casa mia. Certo. Gianluca Gallo, ben trovato dopo il Sol, il Vinitaly, Olio Capitale a Trieste, siamo proprio sotto il logo di Olio Capitale. Una grande occasione, 14ª edizione,
ho sentito i produttori, ho sentito un po' la gente che crede. Sicuramente la comunicazione aiutata dalla regione ha un altro effetto per chi deve affrontare spesso delle spese anche notevoli per i piccoli produttori. Beh, noi vogliamo puntare molto sull'azione di promozione perché riscontriamo anche a seguito di queste azioni grande curiosità nel paese e anche al di fuori dei confini del paese, verso la Calabria e verso i prodotti calabresi, che sono magari poco conosciuti. Non abbiamo un grande brand, non abbiamo una grande immagine. Adesso abbiamo coniato questo brand insieme all'assessore al turismo, all'assessore Orso Marzo, quello di Calabria Straordinaria, e con questo brand stiamo partecipando a questi momenti di incontro, che sono i primi dopo la ripresa, dopo la pandemia, presentando le eccellenze calabresi. E qui siamo ad Olio Capitale, siamo a Trieste, siamo alla più grossa manifestazione che riguarda il settore olivicolo, che per noi è elemento di punta. Per noi l'olio è la punta della nostra agricoltura. Siamo ormai quasi i primi produttori nazionali insieme alla Puglia, perché la Puglia ha avuto il problema della xylella. Abbiamo qualità nelle produzioni perché abbiamo un IGP riconosciuto per tutto il territorio regionale, abbiamo in alcune aree delle produzioni DOP. E accanto a questo abbiamo oltre 70.000 ettari coltivati in forma biologica. Beh, se dico Impremed, gli amici che ci seguono in Italia e all'estero possono legare sicuramente a quello che abbiamo fatto negli anni. Impremed, Maurizio, molto adamato. Impremed ha avuto già modo di stare insieme a Lino per la nostra attività in Supercinema, aperto nel 2015 a Catanzaro. Poi? Poi ci siamo visti presso la Impremed, la lavanderia industriale, da quest'anno apre la divisione alberghiera, quindi gestiremo anche tutta la parte della ristorazione. E questa è la sorpresa a ottobre con articolo 21. Un'altra sorpresa. Ah, quindi un'altra sorpresa. Avremo un'altra sorpresa, che è la centrale di sterilizzazione ferri chirurgici, che è una unica forse in Calabria, certamente, e nel Meridione. Però a settembre noi abbiamo inaugurato tre Conad. Abbiamo anche avuto modo di inaugurare tre Conad e due parafarmacie, sempre Lino al mio fianco, quindi mi ha portato fortuna fino ad oggi. Il marketing e la comunicazione, ma Rosaria è qui con noi in mezzo. Rosaria è da qualche anno che gestisce attività di abbigliamento e insieme alla Impremed ha voluto scommettere su questa nuova avventura. La nuova avventura che ci vede in Corso Mazzini 54 su 200 metri quadrati con i migliori brand. Ma un attimo, facciamo Rosario, ciao. Buonasera, un sogno che si avvera grazie alla Impremed e al mio lavoro. Stiamo crescendo e siamo, come dire, ci stiamo posizionando in un settore bello della moda, di quello che è l'abbigliamento donna. Qualche esempio? Sono multi brand, noi abbiamo Borbonese, Gianni Chiarini Firenze, Momoni, Attic & Barn, Maliparmi, Manila Grace, abbiamo Saint Bart, non lo dicevo neanche perché stava qui dietro di noi, voglio dire. Quindi scarpe, accessori, tutto. Dagli accessori all'abbigliamento, tutto. Beh, non rimane che Rosaria, Maurizio, aspettare i tanti turisti, ma non solo, e prossimamente apriremo anche a Soverato. I primi 7 secondi. 7 secondi per capire se è amore o odio. 7 secondi di impulsi, di pregiudizi. 7 dannati irrazionali secondi. Bastano 7 secondi per convincerti. 3, 2, 1. Cupra Formentor. Drive another way. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Che resta della mia
Michele Affidato, orafo. Magna Grecia Film Festival, Festival delle Opere Prime. Catanzaro, Area Porto. Direzione artistica, Gianvito Casadonte. Beh, abbiamo presentato, abbiamo raccontato in qualche maniera la prima puntata di Raggio di Sole. È solo l'inizio, perché poi da domani andrà in onda le puntate, vi racconteremo gli speciali. Abbiamo detto che domani appunto manderemo in onda il Sibarial Show organizzato da Mario Varca, dedicato a Maurizio Primavera e Paolo Taffuri. Ecco, nelle immagini che abbiamo visto prima, prima di parlare dell'Aero Show che andrà in onda domani, voglio raccontarvi di questo generale che io ho avuto modo di conoscere al Olio Capitale. Vedete, accanto c'è Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura, e il generale Daniel Melis, che è un sardo di origine, comanda l'unità per la tutela forestale e ambientale, c'è l'antifrode, ed è importante. Cioè, questo comandante, in qualche maniera, dopo abbiamo parlato quasi un'ora, ci ha raccontato, cioè una volta avevo da fare molto spesso con i criminali, oggi ho da fare con molti imprenditori che mi spiegano il loro prodotto. Lui è uno di quelli che comanda questo reparto in tutta Italia dell'antifrode. Se c'è scritto in un'etichetta un prodotto che prevede tot alimenti, o che quello che c'è scritto non è riscontrabile nel prodotto venduto, quella è una frode alimentare. Ecco, e lui è alla ricerca, insieme ai tanti produttori, gira un po' dovunque per capire e per conoscere meglio il mercato. Io ho avuto il piacere di parlare quasi un'ora, e quindi per me è stato un arricchimento, al di là della sua esperienza e di quello che io ho potuto raccontare. Poi, con l'arma dei carabinieri c'è un feeling particolare, molti lo sanno, perché l'arma dei carabinieri, a parte tutte le forze dell'ordine, è presente in tutto il territorio. Quando noi vediamo una pattuglia di carabinieri siamo felici, siamo tranquilli, vuol dire che il territorio è presidiato. Detto questo, noi vorremmo continuare ancora. Domani, dicevo, va in onda la puntata legata all'Aero Show, quello di Sibari. Vedete il numero di telefono 393-7728-223. Ecco, prenotate, confermiamo anche la possibilità di arrivare dovunque nei vostri posti, ma anche se c'è qualcosa che non funziona, e in qualche maniera bacchettare quei villaggi, quei ristoranti che non si comportano come si devono comportare. Perché è normale che non è che... perché qui il problema ogni volta è allungare la stagione. Ecco, questo fatto di allungare la stagione è in bocca a tutti, che poi non lo fa nessuno. Abbiamo detto che la stagione va prolungata da aprile a ottobre. Non vogliamo arrivare a ottobre, da aprile, da Pasqua a fine settembre, credo, e sia il minimo, perché non si può racchiudere ogni volta nei mesi di luglio, fine luglio e 20 agosto. Mentre qui qualcuno pensa dal 10 luglio, dal 20 luglio al 20 agosto, in Puglia la stagione si prolunga fino al 15 ottobre, parte già dai primi di aprile, c'è il sold out in Puglia, e come il sold out c'è in Puglia, c'è anche nella costiera amalfitana. Quindi voglio dire, se da aprile a ottobre funziona in quelle zone, perché non deve funzionare nella nostra Calabria? La stessa cosa vale per la Sicilia, vale per la Sardegna. Ecco, io credo in questo momento che la regione che ha la stagione più corta turisticamente parlando è proprio la Calabria, perché non è possibile, al di là dei villaggi che iniziano a lavorare
da metà giugno fino a metà settembre, il resto dei ristoranti, degli alberghi, dell'organizzazione si racchiude dal 20 luglio al 20 agosto. Ecco, e addirittura quando dicono abbiamo lavorato un mese, ci abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo avuto il sold out, ma il sold out l'ha avuto un mese. Le regioni vicine, i cugini siciliani, i cugini pugliesi e i campani, questi sono pieni già da aprile a fine settembre. Allora qualcuno arriva anche a metà ottobre. Vogliamo un attimo prolungare la nostra stagione? Ne parleremo con il presidente della regione prossimamente, perché lo inviteremo in una delle puntate o via Skype o in studio. Ne parleremo anche legato all'assessore all'agricoltura, per quanto riguarda agricoltura e turismo, con Gianluca Gallo. Ne parleremo con l'assessore al turismo, che è Orso Masso, per capire come si stanno muovendo, perché devono rispondere a questa trasmissione legata al turismo e capire come possiamo interagire, come possiamo aiutare per migliorare, perché noi possiamo dare solo dei suggerimenti per quanto riguarda il miglioramento del territorio legato al territorio calabrese. Allora, oggi è stata un'apertura, il battesimo dell'edizione 2022, lunedì 20 giugno, questa sera la replica a mezzanotte. Abbiamo un altro blocco, vero? Ok. Allora, abbiamo mandato pure la pubblicità. Sono veramente, oggi sono stato svizzero, ho rispettato le regole. Allora, volevo ricordarvi che domani, se abbiamo qualche immagine, andrà in onda l'aereo show, appunto quello girato a Sibari. Durerà quanto dura, ragazzi? Tutta la trasmissione addirittura, quindi c'è tanto materiale. C'è tanto materiale. Abbiamo aperto con queste immagini, giusto? Sono altre immagini. Sono altre immagini, ecco, queste sono immagini che mi hanno mandato giustamente la regia, che vedrete, a parte l'apertura che abbiamo fatto quest'oggi, del show di Sibari. Pensate che la puntata, io ho parlato talmente tanto che non mi sono reso conto che la puntata dura quasi più di un'ora, giusto? Un'ora e mezza? La miseria. Nello stesso tempo c'erano i paracadutisti che si buttavano all'aereo. Abbiamo fatto veramente tantissime immagini. Io non so se c'hai quel pezzo, quando ho incontrato Ferruccio Lione lì all'inizio, era con amici. Ce l'hai nel montaggio, ce l'hai Ferruccio Lione, quello dei laghi di Sibari, no? E tra l'altro che ha preso il Covid, sta poco bene, ci sta guardando. Ciao Ferruccio. E io non so come si sente in questo momento, però so che aveva un abbassamento di voce. Attenzione, si parla di altri 30.000 casi, siamo al 20% dei contagi. Ragazzi, qui non se ne esce più, perché non vorrei, per carità di Dio, perché pensare a ottobre, pensare che si possa ancora parlare, sì, dice solo un'influenza, perché a livello ospedaliero non abbiamo problemi. Ce l'abbiamo questo pezzo di Ferruccio Lione? Che, l'hai trovato? È lì, ce l'hai, grazie. È un'area di controllo questa? Cosa avviene qua? Iscrizioni, cos'è? Penso di sì, è Avvio Portolano, no, praticamente sono dei colleghi, degli amici di altre aviosuperfici. Beh, eventualmente da chiedere. Tu sei socio onorario della Lega Navale. Ma chi è questo? È il decano della Lega Navale. Vicino ai laghi di Sibari, è normale che... Quanto dista dai laghi di Sibari? Beh, questo disterà 4 km, 5. Ma per l'emozione, vero? Sì, ottimo. Bella, bellissima. Poi il volo e la vela sono due sistemi di navigazione interessanti per l'uomo in generale, quindi anche per noi. Bene, invece lui ci racconta che cosa? A parte la parte storica dei laghi, che abbiamo già sentito, quello che è sempre un'emozione rivedere un po' la ripartenza anche in questo contesto con le manifestazioni dopo i due anni. Stiamo ripartendo finalmente dopo anni di incuria e di incapacità dei vecchi gestori. Oggi abbiamo della gente valida, a partire dal presidente dell'associazione, l'ottimo Luigi Guaragna. Luigi Guaragna, che noi, questo è riferito ai laghi, no? Parlavo invece di questa. Mario Varca. Qui non metto lingua, non sono competente. Sono solo un interessato spettatore. Però sempre uno spettacolo, no? Ah, un grande spettacolo. Qui abbiamo invece tuo fratello, come stai? Arrivando, Mario. Ecco. In questo luogo tutto il merito va a Mario, che ha saputo organizzare tutto.
Certo. E allora nel frattempo noi vediamo che ci sono anche delle signore che non so se sono interessate al volo o sono qui perché il marito, il figlio è un appassionato. Perché siamo interessati alla manifestazione, in quanto avevamo letto su internet che c'era questa giornata dedicata a questo evento e quindi stando sul posto, perché abbiamo una villetta qui a Sibari, venuti... È uno spettacolo in diretta. In diretta. La signora invece? Anch'io come lei ci siamo trovati e stiamo apprezzando moltissimo questa manifestazione davvero insolita, bella, particolare. È il quinto, sesto anno, però si riprende da quest'anno dopo i due anni che abbiamo passato tutti quanti in maniera... Ecco, il signore adesso lo intervistiamo, vediamo un attimo per capire anche, parlare in maniera... straordinari anche dei voli e degli ultraleggeri che vedete che ci sono. Poi c'è quella storia di quell'aereo che delle frecce tricolori, che non è un aereo delle frecce tricolori, però l'aveva già spiegato il generale. Tra poco vi rappresenteremo un po' tutto quello che vediamo. Qui ci sono, immagino, dei piloti. Buongiorno, scusate, vi disturbiamo, però vediamo che lo tenete bello stretto perché avete paura che il vento possa spostare. No, chi è il pilota? Tutte e due. Buongiorno, Lino Polimeni, Raggio di Sole, alla scoperta del paradiso Calabria, un paradiso di ultraleggeri qua. Non solo ultraleggeri, anche aeroplani di elevazione generale. Noi siamo noi veniamo da Roma, dalla Fly Roma, siamo la Fly Team, una pattuglia di quattro velivoli Sierra Tecnam Ultralight, dove faremo un display in quattro con i fumi e quindi potete vederci nelle frecce tricolori leggere. Noi siamo le trecce tricolori. Le trecce! Le freccette, dai, su, un po' più modesti. È una passione, cos'è tutto questo in un contesto? Il cacciatore cerca di sparare la preda, voi cosa cercate di rappresentare? Un po' quelle passioni che in qualche maniera si nascondono anche in virtù forse del lavoro che si svolge, no? Sì, io sono un pilota professionista ex militare, però chi fa questo hobby per hobby è una passione che non si può spiegare. Se lei non ha mai volato non è possibile spiegare cosa si prova. Solo quando si vola spesso, poi si ha quel virus che non puoi smettere. Senta, Mario Varca come ha organizzato? Molto bene, come ogni anno. Ario, a parte l'anno scorso per via del Covid non c'è potuto, però è sempre un ottimo organizzatore e lo ringraziamo sempre per l'ospitalità che ci dà ogni volta. Cosa stiamo vedendo qui accanto a voi? Diciamo che ultraleggero è questo? Questo è un Tecnam Sierra, che è ultralight, ma ci sono anche aeroplani dello stesso tipo, può essere anche immatricolato in aviazione generale, lo usano per fare addestramento in molti aeroclub. È un 100 cavalli alla bassa, molto, molto performante, disegnato dall'ingegner Pascale della Tecnam, è uno dei più bei aeroplani che ci sono adesso in giro. Presumendo tra uno dei più bei aeroplani che ci sono in giro in questo momento, ed è normale che questa puntatona che vedrete domani, bellissima per chi è appassionato o chi si vuole avvicinare al volo o ai lanci, è una puntata, quella di domani, di Raggio di Sole da non perdere. Durerà l'intera puntata, intervallata dai miei interventi, dalla pubblicità, però credo che è giusto ricordarla, la puntata di domani. Poi mercoledì faremo vedere il Vinita a tanti produttori di vino calabresi, abbiamo veramente raccontato in largo e lungo perché durante la registrazione noi del Vinitaly non eravamo in onda con Articolo 21 e l'abbiamo rimandata a Raggio di Sole, poi il Sol, Olio Capitale e tante altre novità che avrete modo di vedere. Poi usciremo sabato, domenica, abbiamo già degli inviti, vuol dire tanta carne al fuoco, ma sicuramente per chi ci conosce e ci conosce da tanti anni, non vi deluderemo neanche in questa stagione, quella 2022, tutti i giorni, fino a settembre, starete con noi, in compagnia di Raggio di Sole, di Calabria TV, Canale 13, questa sera a mezzanotte. Adesso non rimane che salutare tutti i miei telespettatori, ringraziando di cuore coloro che hanno seguito la puntata, ringraziando tutte le aziende che hanno aderito a sponsorizzare l'edizione di quest'anno. Un abbraccio a tutti quanti e la sigla!